Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Dille dunque e mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Quando ho saputo la notizia, ecco, della... Io conosco Angela, dicevo, della moglie di Angela, Valeria, rimasi molto colpito. Anche se in questo tempo le notizie di morte, ecco, si stanno moltiplicando, per quelle che conosciamo e per quelle che non conosciamo. Noi cerchiamo di normalizzare tutto, ecco. Sentiamo dire, no? Che Trump o qualche altro, ma passerà tutto, finisce tutto, quasi come se più di 1 milione di persone che sono morte, no? Quelle per il Covid, poi ci stanno tante altre persone, che comunque in questo tempo finiscono come se non fosse niente. Cioè noi ci stiamo talmente abituando a quella che è una drammaticità, no? Una situazione drammatica, per cui dice, vabbè, non ci pensiamo, ormai passa. Quindi sapendo, ecco, che Angela era stato colpito da questo lutto, non per il Covid, non c'entra, lo dico anche per le sue che non conoscono, si muore, è un dato di fatto. I nostri cari ci hanno insegnato, eppure noi lo insegniamo, no? L'unica cosa certa che abbiamo nella vita è, come ci hanno detto i nostri cari, è la morte, si muore. E a qualunque età si muore, vedete, non è mai una cosa piacevole. Non è mai una cosa che è opportuna, ecco, diciamo così, non è opportuna. Specialmente poi quando questa avviene in un'età anche più giovane. Moglie, mamma, sposa, è inopportuno. Ecco, questa è la nostra, come dire, il nostro atteggiamento di fronte a questa situazione drammatica. Cerchiamo di non pensarci troppo, cerchiamo di vivere il nostro dolore anche nel silenzio, nell'intimità, però non siamo d'accordo. Ed è giusto che non siamo d'accordo, perché noi siamo per la vita e non per la morte. Tante persone che cercano di dare una risposta logica, no, alla morte, logica, dice: che vuoi fare? Questo è il destino. Oppure qualche donna che dice anche di credere, ma quello poi il Padre Eterno se l'è chiamata. Quasi come se ci fosse, ecco, una potenza completamente estranea a noi, il destino, sappiamo che cos'è, che determina la nostra vita. Oppure che ci sia un Dio, ancora peggio, che quasi si diverte, no, a toglierci le persone care. E dico che non è vera né l'una né l'altra. Innanzitutto per quanto riguarda la nostra fede, a cui noi adesso cercheremo anche di chiedere una motivazione, chiedere una spiegazione, e non ha la ragione, perché la ragione non può assolutamente darci nessuna risposta ragionevole. Ecco, noi con la fede
vogliamo innanzitutto trovare questa risposta ad un perché. Innanzitutto la verità della nostra fede. Il nostro Dio è il Dio della vita, non della morte. Il nostro Dio è il Dio che genera, il Padre. È un Dio che ama la vita, non vuole la morte. Però Dio ha lasciato l'uomo nella libertà, diciamo libero arbitrio, perché l'uomo fa delle scelte che non sempre sono per la vita. Pensate un po' a questa natura, no? Una natura completamente manipolata, avvelenata. E diceva il Papa, cioè Dio perdona sempre. Noi cristiani qualche volta perdoniamo, la natura non perdona. Cioè se noi abbiamo manipolato quella che è una creatura, una creazione di Dio, invece noi la chiamiamo natura, la chiamiamo materia, l'abbiamo manipolato e questa si ribella, allora la morte è conseguenza. E San Paolo ce lo dice, la morte non è voluta da Dio, il Dio della vita, ma è una conseguenza del peccato dell'uomo, dell'inganno che l'uomo ha. E a causa del peccato, dice San Paolo, è entrata nel cuore dell'uomo la morte. Il nostro Dio non ci ha creati per la morte, né vuole la morte. Questa è una verità che noi la prendiamo dalla parola di Dio, dalla rivelazione. Profeta Geremia, ecco, racconta come questo Dio che parla, lui dice, prima che tu fossi stato concepito del seno di tua madre, io con te, no? Ti conoscevo, ti amavo, mi relazionavo con te. Vedete, questa rivelazione è di una grandezza enorme. Ognuno di noi non è nato nel 1000, è stato generato dall'amore eterno del Padre. Se l'amore è eterno del Padre, siamo stati generati in Dio dall'eternità. E questo tempo che cade a causa del peccato, generati per l'eternità e vivere nell'eternità. Vi ricordate come ci hanno insegnato, c'è il paradiso terrestre, no? È un'immagine per dire creato dall'amore eterno del Padre, e poiché questo amore non finisce, noi siamo stati generati per l'eternità. A causa del peccato, che è la separazione da questo amore di Dio, e il distacco, è l'opera del diavolo. Il diavolo è più concreto di quanto noi pensiamo. Lui ha il compito di separarci dall'amore di Dio, tagliarci, staccarci dall'amore di Dio. Questo è il suo compito. È cominciato il tempo a causa del peccato. L'uomo, creato dall'amore eterno del Padre, vive per l'eternità, ma entra nel tempo. E abbiamo come un segmento. Abbiamo l'eternità, generata l'eternità, siamo anche destinati per l'eternità. Il tempo ci fa vivere quello che oggi voi state vivendo, no? La precarietà, la frammentarietà, la sofferenza, il dolore. Dio non ha creato questo. Il Dio di Gesù Cristo, il Dio in cui io credo e che noi stasera qui stiamo pregando, non è il Dio che ha creato il tempo, ha creato l'eternità. Ma l'uomo nella sua libertà è entrata nel tempo. E il tempo passa, il tempo finisce. Il tempo ci fa sentire tutta la sua precarietà, la sua corruttibilità. E noi che nel tempo coperiamo tanta violenza su quello che è creato da Dio, viviamo anche questa conseguenza della malattia e della morte. Poteva finire così la storia, poteva finire anche qui. Invece che cosa è che ci dice la nostra fede? Che Dio non si accontenta di vedere l'uomo che si autodistrugge e fa una cosa straordinaria, manda il suo figlio Gesù Cristo, la cosa più preziosa che aveva,
lo manda a entrare nell'intimo della natura dell'uomo, nel punto anche più fragile, che è la morte. Per cui questo figlio di Dio prende su di sé quel seme del peccato che lo porta alla morte. Lui che non aveva peccato si carica di tutti i nostri peccati e comincia una generazione completamente nuova, creati dall'Eterno, dall'amore eterno del Padre. Entriamo nel tempo, nell'esperienza della fede e nel dono che il Padre ci fa, continuandoci ad amare, noi passiamo ad una vita che non finisce. E qui vedete la saggezza dei nostri cari, diciamo i vecchi antichi, non le persone anziane, dicendoci che questa vita è una vita, come diciamo, di passaggio. Questo significa, passaggio in ebraico è pesach, Pasqua. È il passaggio e la Pasqua che Gesù Cristo ha fatto per noi, perché noi potessimo entrare nell'eternità del Padre. Perché siamo figli di Dio, siamo Suoi figli. E allora ecco, questo tempo anche è breve, qualunque età è breve. La mancanza di una persona cara, no? Genere non un dolore, un taglio, una sofferenza. Ed è giusto pure che si piange, ed è giusto. Però ecco, noi cristiani leggiamo questo avvenimento, questo fatto, come un passaggio. C'è chi passa prima, chi passa dopo, ma si passa grazie alla fede in Gesù Cristo. Perciò Gesù dirà, chi crede, chi ascolta la mia parola, vivrà in eterno. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue, vivrà in eterno. Queste, vedete, non sono favolette, non sono raccontini, non so come potervi rappresentazione. Qui o si crede o non si crede, o si accetta o non si accetta. Grazie al sacrificio di Cristo, ecco, la nostra vita che passa è un passaggio, diventa una vita pasquale, e la Pasqua è la resurrezione, è la vita. La morte è il passaggio da questa vita, no, alla casa del Padre, mettiamo anche sui manifesti, tornata alla casa del Padre di Valerio, è stata per lei il giorno della sua Pasqua. Però noi non lo capiamo, noi non lo predichiamo nemmeno, non riusciamo a dare un annuncio di resurrezione. L'unica parola che sappiamo dire, umana, molto umana, e cosa vuoi fare? Accetta, rassegnati. Ma quale rassegnazione? Di fronte ad una morte non ci si rassegna mai. La morte di una mamma, la morte di una moglie, non di una figlia, non ci si rassegna. Per noi però la fede ci fa cambiare la prospettiva. Da un dolore giusto, e che ancora oggi noi sentiamo, perché siamo ancora nel tempo, viviamo la speranza della resurrezione. Viviamo il vero passaggio, la Pasqua. Valeria è tornata nell'eternità da cui è venuta, dove anche noi siamo chiamati a entrare se ci crediamo in Gesù Cristo, se crediamo in Dio. Ecco, la vicinanza di Angelo alle congrega, no? A questa dimensione anche spirituale della Chiesa fa capire come la stessa Valeria, no? partecipa, è una donna di Chiesa, una donna che ha vissuto quella che è la vita cristiana, ha vissuto il battesimo, questa immersione nell'amore, ecco, rigenerante di Dio, no? Da cui nasce, risorge come figlia di Dio. Nel battesimo noi abbiamo ricevuto, no? L'attestato, scritto nel testamento, tu sei mio figlio, ha detto Dio, tu sei mia figlia. E ancora l'Eucaristia, quella che celebriamo, vedete, di fronte a quello che è un avvenimento, noi chiamiamo di morte, no? Noi celebriamo la Pasqua, celebriamo un rito che si chiama Eucaristia. Eucaristia significa ringraziamento. Noi di fronte alla morte di una persona cara vogliamo ringraziare Dio,
Non lo capiamo più questo, vedete? Noi di fronte all'opera di Dio che non ha lasciato la nostra sorella Valeria nello Sheol, nella morte, nel regno delle ombre della morte, ma l'ha fatta passare alla Pasqua, alla vita eterna, grazie al sacrificio del Figlio, noi diciamo grazie al Signore. Capite? Questa è la messa. La celebrazione che noi facciamo, anche questo aspetto, io almeno non lo faccio in questo modo, preghiamo per l'anima, no, noi preghiamo con Valerio questa sera, insieme agli angeli, i santi, l'Eucaristia è questo, è la presenza del Paradiso in mezzo a noi, e qui Gesù Cristo, no? Che rinnova la sua alleanza, questo banchetto, un banchetto sponsale, rinnova la sua alleanza con l'umanità, con l'uomo, con la natura dell'uomo, questa natura che è generata, corrotta dal tempo, va nella perdizione, grazie a questo amore di Dio Padre, passa nella ricreazione, in una nuova creazione. Noi lo viviamo, questo passaggio, vedete qui, lo viviamo. E allora anche a questo momento, così io dico, intimo, no? Semplice, è un momento di verità per noi. Siamo tutti costretti a bendarci, no? Diventare dei banditi, eh? Siamo costretti a non poterci toccare, a non darci la mano, siamo costretti a mantenere le distanze, ma questo non toglie quella che è la vicinanza dell'amore di un Dio, no? Che sta in mezzo a noi, che diventa cibo. Mangiamo noi lo stesso corpo e diventiamo noi lo stesso corpo di Gesù Cristo. Viviamo questa esperienza, ecco, di comunione. Forse siamo abituati anche a fare delle rappresentazioni, no? Enorme, numerosa. Io ringrazio il Signore, ecco, che mi ha costretto qui, in questa cappellina, a vivere la mia esperienza sacerdotale, e la persona a cui conosco, voglio bene, ecco, celebriamo insieme una Pasqua. La Pasqua si celebrava, secondo l'ordine di Mosè, nella famiglia. Il vero cambiamento della Chiesa, il vero annuncio che dobbiamo fare, è questo passaggio da una rappresentazione, anche scenografica, no? Di celebrazioni, così, ad una dimensione famiglia, dove veramente, ecco, la storia di Angela, la storia di Valeria è la nostra storia, è la mia storia. Viviamo insieme questa esperienza, ma con questo passaggio alla verità che ci viene unicamente dalla parola di Dio. Dalla parola di Dio, che ci dice queste cose, ci rivela tutto questo. E allora facciamo, ecco, anche se con il cuore che piange, no? Ti stacco, sembra un grande dolore, no? Per una persona cara, ma viviamo e benediciamo Dio perché non lascia questa nostra sorella nelle tenebre della morte, ma l'ha accolta nella sua casa, dove un giorno ci incontreremo, dove staremo insieme. Finiremo noi questo esilio, questo esilio. Noi siamo convinti che questa è la vita, questa solo che no. La stessa parola cristiana significa emigrante. Noi stiamo per ritornare tutti alla pace. Alcuni vanno prima, altri vanno dopo, ma tutti ritorneremo alla casa del Padre. La fede ci dice tutto questo. La fede è che illumina la nostra vita, ci fa affrontare questo momento socialmente drammatico, familiarmente molto sofferente, personalmente ancora di più, ecco, drammatico ancora di più, perché ecco, una persona cara oggi ci manca, ma noi sappiamo che sta qui in mezzo a noi, sta qui vicino a noi e vive con noi la compagnia verso l'eternità, perché è lì che noi siamo destinati, lì noi dobbiamo guardare. Questo ce lo dice la fede e non possiamo non benedire e ringraziare Dio per tutto questo.